Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il piano regionale amianto. Obiettivo: eliminare tutti i manufatti contenenti amianto entro il 2025, a partire da scuole ed edifici pubblici. 25 milioni di euro le risorse necessarie alla sua realizzazione. Una petizione con oltre 20.000 firme per il riconoscimento delle cure domiciliari dei malati non autosufficienti all'interno dei LEA è stata consegnata al Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, che l'ha trasmessa a deputati e senatori piemontesi affinché assumano una posizione in Parlamento. Più di 1.600.000 pagine di 103 giornali locali del Piemonte dal 1846 ad oggi. Sono i numeri del portale giornalidelpiemonte.it, presentato a Palazzo Lascaris. Un patrimonio prezioso sulla storia del territorio, fruibile da tutti su una piattaforma online. Raccontare le persecuzioni dei cristiani in Pakistan è ricordare la figura di Shahbaz Bhatti, ministro per le minoranze ucciso il 2 marzo 2011 dai fondamentalisti. È l'obiettivo del viaggio in Italia di Monsignor Joseph Kutz, arcivescovo di Karachi e presidente della Conferenza Episcopale del Pakistan, che ha tenuto una conferenza a Palazzo Lascaris. Fino al 23 marzo all'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino è allestita la mostra Madonne in Piemonte. L'esposizione, curata dalla parrocchia torinese di Sant'Antonio Abate, propone una ventina di fotografie di statue mariane provenienti da tutta la regione. Domenica 6 marzo in piazza San Carlo a Torino torna Just the Woman I Am, evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese con il Custorino a sostegno della ricerca sul cancro. Il Consiglio regionale parteciperà con un proprio gruppo.